Quest'anno il Festival della Montagna compie 60 anni. E lei come vede questo traguardo per il festival? Diciamo che è un buon traguardo, no? 60 anni. E no, comunque penso che il festival, visto da come la posso vedere io, credo che è una buona occasione per ritrovarsi e discutere di problemi di montagna, di alpinismo, sì, ma anche, secondo me, anche di problemi più generalizzati, no? E tipo sociali, tipo anche di sentimento. Sicuramente una buona occasione per promuovere anche iniziative e, diciamo, di posizione anche mentale e culturale. 60 anni sono tanti, però anche possono essere pochi. Speriamo che un'iniziativa del genere venga continuamente riproposta, anche perché sicuramente forse il Trento del Trentino è una delle manifestazioni più importanti a livello internazionale. Nelle possibilità di girare film in montagna e anche video in montagna. E lì è stato un po', questa è l'innovazione, una delle tante innovazioni tecnologiche che riguarda naturalmente la filmografia, i video, queste cose qua. Certamente ha avuto uno sviluppo incredibile da 10 anni, addirittura 20 anni da questa parte, è stata una rivoluzione completa, no? Nelle tecnologie, negli inquadramenti, proprio nei mezzi a disposizione, anche nei costi, perché obiettivamente fino a 20 anni fa, fino a quando c'è stato l'avvento del digitale, così i costi erano notevoli con le pellicole, con certo, tutti i lavori che ci stava dietro, la preparazione, la regia, tutto quanto, no? Con l'avvento della tecnologia del digitale, tutto è stato più possibile a molti, anche agli amatoriali, a gente. Comunque è normale che, comunque, e questo è importante, avere un po' dentro l'idea e la ricerca di quello che si deve fare, cioè la fantasia, no? Ha dato più spazio alla fantasia anche della gente normale, anche degli appassionati, è per questo che io trovo comunque molto, molto positivo il fatto che la tecnologia in questo caso ha facilitato molto e ha permesso anche a gente, diciamo, tra virgolette, normale, io mi metto fra questi, di fare delle cose, di proporre delle cose, proporre delle creazioni e anche innovare un po' anche l'arte, col senso artistico, personale, insomma, no? Proporre. Essere paragonato a un viaggio. Cioè, sono tutti paragonabili i viaggi. Dopo, come tutte le cose della vita, c'è la qualità da tirare fuori a ogni viaggio. Cioè, quello che ci si aspetta dal viaggio, la natura mentale che ci vuole nel viaggio, nel mondo del viaggio, e anche la cultura degli occhi. Cioè, gli occhi sono un po' lo specchio della mente. Camerano, poi mettono vetro nel cervello, però bisogna vedere come si camera, chi interesse c'è nel viaggiare, nel conoscere, nel scoprire. Cioè, personalmente dico che forse l'alpinismo per me è stato una delle scuse, dei motivi che mi hanno, diciamo, concesso e facilitato e così,
conoscenza un po' del mondo, non solamente del mondo turistico, perché nei miei viaggi, che, specialmente nei primi viaggi, tra virgolette, alpinistici, dedicavo forse, forse il 50% alla montagna, all'alpinismo, poi preferivo con la mia compagna, con i miei amici, girare il mondo, cioè conoscere la gente, conoscere le culture, conoscere le varie usanze, vedere anche nella gente, non solamente nella montagna, no? Per cui questa è la qualità del viaggio. E poi è anche la libertà mentale di fare un viaggio. Io ho sempre preferito le mie cose, lavoro anche 12-15 giorni al giorno, va benissimo, però la mente la voglio sempre tenere pulita, libera, senza costrizioni, senza interessi, senza che ci siano compromessi o con gli sponsor, non accetto soldi da nessuno, no? I miei viaggi, il mio alpinismo l'ho sempre fatto come il mio lavoro e come il mio impegno. E questo mi fa comunque almeno sentire dentro nel cervello libero di fare le cose che faccio in assoluta libertà e in assoluta proprio voglia di fare, di ricerca. Se nessuno l'ha aiutata a fare le sue esperienze? No, sempre, diciamo, la parte economica l'ho sempre rifiutata per principio. Piuttosto, se non ho i soldi per farlo, rinuncio, aspetto, lavoro ancora di più, 7, 8 mesi, un anno, e poi mi concedo ogni tanto un'avventura o un viaggio. Però sempre in modo libero, e di questa è la qualità che cerco di un viaggio, no?